Ciao a tutti, per la rubrica tipologie femminili voglio parlare della tromba mica. La tromba mica è una tipologia femminile particolare perché è una donna che spesso si manifesta, diciamo così, il dispiacere, il disappunto di essere considerata soltanto da un punto di vista sessuale e che tutti gli uomini la cercano, diciamo, come tromba amica, ma nessuno vuole intraprendere una relazione seria con lei. E allora questo significa che lei incarna la tipologia della tromba amica. E qual è questa tipologia della tromba amica? Perché gli uomini ti vedono soltanto da un punto di vista sessuale? Perché percepiscono che quello che offri è solo quello. Questo è, come dire, se io vado dal salumiere, per dire, non mi viene mai in mente di chiedergli, che ne so, se ha dell'inchiostro per penne stilografiche da vendermi. Gli chiederò se ha del salame, del prosciutto, cose di questo genere, ma non gli chiederò l'inchiostro per penna stilografica, perché il salumiere mi dà, come dire, viene etichettato appunto come salumiere che sa offrire quello. E una donna che viene etichettata come tromba amica è perché sa offrire quello, non sa offrire altro. Viene giudicata per questo, non viene giudicata per altro. Questa è una cosa fondamentale da capire perché, essendo che una donna diciamo ha tante sfaccettature e quindi rappresenta un universo abbastanza complesso, ma se viene, come dire, etichettata, purtroppo l'etichetta te l'appiccichi sopra, è come un marchio, diciamo, soltanto che in questo caso è un marchio abbastanza negativo che ti porterai dietro e tutti ti vedranno così. Ma quindi devi tenere presente che devi cambiare il tuo comportamento. Ci sono diversi comportamenti standard che ti fanno percepire come una tromba amica, ad esempio puntare eccessivamente sul sesso, sulla sessualità. Manifestarti come, diciamo, tu, come sessualmente alla ricerca, essere subito immediatamente disponibile a fare sesso, altra cosa molto sbagliata. E tutto questo contribuisce. Quindi invece essere più misteriosa, essere una donna anche alle volte un po' più, apparire un po' più introversa, non cercare di essere al centro dell'attenzione. Cercare subito di andare a dialogare quando vedi una persona di, diciamo, temi che possano essere un po' più elevati. Non so, è ovvio che se tu inizi a parlare di un percorso di crescita spirituale che stai intraprendendo, che ne so, di interessi filosofici, qualcosa così, nessuno ti etichetta come tromba amica. Se invece parli solo che hai fatto shopping, che la borsa costa 200 euro e le scarpe 300, per dire, e di queste cose qua, è ovvio che automaticamente viene etichettata come, poi dipende dal tipo di uomo con cui va incontro, però automaticamente viene etichettata come superficiale. Se ti presenti sempre con un décolleté, diciamo, generosamente offerto, oppure eccessivamente minigonnata, anche qua tendi a essere etichettata sempre un po' come tromba amica, fondamentalmente. Per cui cerca di manifestare più la tua interiorità rispetto all'esteriorità, o perlomeno in modo equilibrato. Manifestare esclusivamente esteriorità implica essere etichettate spesso come tromba amica. Quindi, e poi non lamentarti se gli uomini ti vedono per quello, perché sei tu che lanci questo messaggio. Bene. Cambia quindi. Per questo video è tutto. Ti ricordo di iscriverti al canale perché ai 40.000 iscritti ci sarà l'estrazione delle 10 sessioni gratuite del coaching emozionale con me. Quindi iscriviti al canale. Ciao!